Gentili telespettatori di Telegolfo, benvenuti alla Tenso Struttura di Maranola per questa 11ª giornata di campionato C2 di calcio 5, girone A. Oggi l'Heracles, che continua a rincorrere il Pomezia per il primo posto, ospita il Flora 92, ferma al penultimo posto con 3 punti. Chi vi parla è Francesco Di Luna, accanto a me per curare le riprese c'è Tiziana Palombi. Andiamo a leggere le distinte per quanto riguarda l'Heracles: 22 Napolitano, 23 Petrella, 2 Valerio, 4 Zottola, 6 Treglia, 7 Bisecco, 8 Colacicco, 9 Mella, 10 Riso, 11 Corona, 17 Supino e 20 Corrente. Allenatore Matteo Magari. Per il Flora 92 invece 0 Franze, 1 Rizzato, 4 Duva, 5 Carnevale, 6 Ruta, 7 Billardello, 9 Nonne, 10 Rosini, 17 Capasso, 19 Di Mario e 22 Pistillo. Allenatore Graziano Marracino, arbitra il signore Marco Roberti della sezione d'Aprilia. Le squadre si danno un saluto e si preparano per iniziare questa partita, sulla carta scontata, ma bisogna guadagnarsi 3 punti sul campo per l'Heracles, che è a 3 punti di distacco dallo United Pomezia, con una partita in meno però. Intanto vediamo i primi giocatori che entrano nel rettangolo di gioco. Per quanto riguarda Flora 92, c'è il numero 10 Rosini, il numero 6 Ruta, il numero 5 Carnevale, che va in panchina, ma il numero 4 Duva invece partirà a titolare, a porta probabilmente Franze. Per l'Heracles invece, con la possibile assenza in campo di Corrente, che è comunque indistinta ma dovrebbe essere box per qualche problema fisico, in campo c'è Napolitano, Corona, Valerio, Colacicco e Riso. L'Heracles, che viene da un periodo d'oro, tutte vittorie di misura ma fondamentali, viene appunto dopo i 2 pareggi con Terracina e United Pomezia in campionato, da 3 vittorie, tutte di un gol di scarto con il Lele Nettuno, il Real Fondi e lo Sport Country Club. Inoltre ha passato anche il turno di Coppa Lazio contro il Supino. Intanto siamo pronti per partire per questa gara. Pronto il signor Roberti a fischiare. Si inizia. Primo possesso per l'Heracles, con Valerio che scambia il primo pallone con Daniele Riso, autore del gol vittoria contro nell'ultimo match di campionato. E subito segna la prima rete Daniele Riso, dopo neanche 30 secondi, con una deviazione quasi fortuita. E subito sblocca la gara l'Heracles, 1-0, gol di Daniele Riso, che avevamo appena nominato. Subito in salita per il Flora 92 questa partita, e viene da un periodo negativo invece il Flora 92, fermo al penultimo posto. Diciamo decisivo il gol contro lo Sport Country Club nel derby una settimana fa, quello di Daniele Riso, e neanche a dirlo, subito sblocca questa partita delicata comunque per l'Heracles, perché non può permettersi di perdere punti in questa fase di campionato, in cui deve recuperare il piccolo svantaggio nei confronti del Pomezia. Ricordiamolo, ha una gara in meno, ma intanto occasione per il Flora 92 con il numero 22 Pistillo, che per poco non pareggiava subito il gol di Riso. Intanto angolo per il Flora 92, che subito prova a rendersi pericoloso. Ancora, eccolo, un'altra conclusione del numero 6 Ruta, vicinissimo al palo. Gara subito intensa. Sbaglia questo passaggio Daniele Riso. Riso e Colacicco decisivi nell'ultima partita, e soprattutto Colacicco proprio
nelle ultime settimane con gol importanti sia in Coppa Lazio che in campionato. Intanto un altro possesso per il Flora 92, dribbling di Duva che commette però a fallo. Intanto il capitano Corona appoggia questo pallone per Valerio. Ancora Riso per Valerio. Passaggio lungo di Valerio per Colacicco che non controlla. Ancora Corona. Fischia fallo invece il signor Roberti a favore del Flora 92. Sul punto di battuta Ruta. Ancora giro palla. Devia in fallo laterale il numero 10 Riso. Ancora il Flora 92 che si avvicina all'area, ancora una conclusione, non arriva su questo pallone Pistillo e tenta nuovamente la conclusione l'esterno in casacca rossa. Si sta rendendo pericoloso il Flora 92 che ha reagito subito dopo il gol di svantaggio, il numero 4 ci ha provato adesso Duva. Ed è ancora palla per il Flora 92 che con una triangolazione, il tunnel, salva tutto Napolitano ed è rimessa laterale ancora, dice l'arbitro, per il Flora, per gli ospiti. Ha bisogno assolutamente di recuperare qualche punto il Flora 92 per uscire da una zona critica. E ferma come detto al penultimo posto, intanto ancora una conclusione. Ferma al penultimo posto ai play-out. Peggio di lei solo il Città di Pontinia che ha subito 9 sconfitte su 9. Intanto ancora Ruta per Duva. Cerca centralmente ma l'arbitro fischia un fallo a danno dell'Heracles, un fallo di mano da parte di Riso che dice di avere il braccio attaccato al corpo. Non è così per il signore di gara. Ruta sul punto di battuta. Appoggiare probabilmente per Duva, invece no, scambia con il numero 10. Rosini, riparte subito Corona per Riso che smista il pallone per Colacicco che protegge bene questo pallone, si gira e subisce fallo da una buona posizione. Da lì Valerio potrebbe cercare direttamente la conclusione oppure uno schema provato in allenamento. Metto decisive queste settimane, nel prossimo turno l'Heracles sarà ospite al Città di Pontinia per accorciare appunto le distanze come detto sul Pomezia che è in questo momento a 26 punti, l'Heracles invece 23, da vedere quindi i risultati di oggi e quelli dell'ultima giornata prima della sosta. Intanto libera la conclusione Valerio per Colacicco, murato dal portiere del Flora. Intanto ancora Valerio per Colacicco. Per Corona. Ripartenza Flora, recupera benissimo Valerio. Riso dentro per Colacicco che non arriva sul pallone perché ha tagliato diversamente da come si aspettava Riso. Tanto Ruta ricomincia. Protegge questo pallone Pistillo. Guadagna fallo laterale. Non ci sono intesi Riso e Colacicco. Rosini scambia con Pistillo, ancora per Ruta che conclude male, troppo debole la sua conclusione. Napolitano direttamente per Colacicco che appoggia male per Riso, recupera il pallone Duva che appoggia al portiere
rilancia direttamente per Pistillo, un pallone imprendibile per lui. Diciamo le ultime tutte vittorie di misura per l'Heracles. 1-0 con il Nettuno, 1-0 in casa del Fondi, 2-1 in casa nel derby con lo Sporting Country Club. Tutte gare decise anche nella parte finale della gara. Riso sul punto di battuta, appoggia per Valerio, ancora Corona, scambia e passa male il pallone, recuperato subito da Colacicco, che commette però fallo secondo il direttore di gara. Aveva anche insaccato di punta da 15 metri. Intanto primo cambio per il Ferro 92, entra il numero 9 Nonne al posto del numero 10 Rosini, subisce un altro fallo Ruta, no invece è fallo a favore dell'Heracles subito da Valerio. Qualche protesta in campo, intanto Corona gioca questo pallone, ancora il capitano Corona dentro per Riso, chiuso benissimo da Pistillo. Sarà fallo laterale, battuto da Riso, Corona ancora appoggia per Valerio, chiuso Ruta da Colacicco, sarà ancora una rimessa laterale e solito giro palla dal basso tra Duva e Ruta che cerca Nonne. La conclusione a fil di palo, bella l'intuizione di Nonne che taglia bene in aria e conclude di destro. Buono l'ingresso del numero 9 Nonne. Chiamano scambio intanto Marracino, allenatore, lo schema probabilmente provato già più volte. Ancora Ruta per Duva, protegge questo pallone, lo mette dentro tra le mani di Napolitano, vorrebbe ripartire subito ma non c'è nessuno avanti, allora appoggia il pallone comodamente a Riso che imposta dal basso. Valerio ancora, ancora scambia con Riso e sbaglia, ancora un passaggio Riso dopo il gol, ha sbagliato qualche pallone il numero 10, intanto Ruta, ancora il tunnel di Pistillo a Riso, riparte subito Napolitano, chiude Nonne benissimo, Ruta troppo lento a cercare Pistillo, Ruta prova a superare Riso che questa volta interviene benissimo, recupera un ottimo pallone, lo appoggia a Valerio e possono ricominciare a giostrare nella propria metà campo. Valerio lungo, male però il suo lancio. Franze per Nonne che controlla bene questo pallone, tenta il dribbling di punta murato da Valerio. Ma a parte il gol, l'Heracles non sta gestendo il pallone come è solito fare, sta concedendo qualcosa nella propria metà campo al Flora 92. Abbiamo detto, queste sono partite delicate, non può permettersi di perdere punti, soprattutto con una squadra che fino ad oggi ha lasciato il tabellino delle vittorie fermo a quota zero. Solo 3 pareggi per il Flora 92. E 6 sconfitte. La seconda peggior difesa del campionato, anzi la terza, con 39 reti subite. Valerio per Riso, Valerio ancora
protegge bene questo pallone Corona, lo riappoggia ancora a Valerio. È entrato Yuri Meller nel frattempo al posto di Colacicco. Bello l'assist di Riso per Mella, che viene chiuso benissimo da Franz. Ancora Mella, murato da Nonne. Intanto contesta un fallo subito Corona all'arbitro, che dice di stare calmi. Esce il numero 6 Ruta, entra il numero 19 Di Mario. Di Mario che gioca subito questo pallone, riceve ancora da Duva. Bello lo scavetto di Di Mario, ma fine a se stesso, perché regala un fallo laterale all'Heracles. Ancora sale il capitano, scambia con il vice capitano Valerio. Prova a girarsi Mella, ma continua a gestire questo pallone. Dentro per Valerio, che riesce a proteggere la giocata. Male però. Riparte il Flora 92, Duva tenta di dare un pallone filtrante a Nonne, ma che viene deviato e finisce tra le braccia di Napolitano. Riso chiama il movimento a Ruben Treglia, appena entrato al posto di Valerio. Sbaglia il controllo Mella. Di Mario intanto guadagna un fallo laterale. Duva scambia ancora il tacco di Di Mario, sbagliato totalmente. Mella intanto scambia con Riso e guadagna questa rimessa laterale. Proprio Mella la batte per Treglia, che scambia con Francesco Bisecco, appena entrato al posto di Corona. Bisecco, uno dei due acquisti della finestra di mercato invernale, lui insieme a Vincenzo Zottola. Quello di Francesco Bisecco è un ritorno, perché ha già giocato l'anno scorso nell'Heracles. Intanto una brutta botta alla testa per il numero 4 Duva, che è inciampato sulla parte di fondo del campo. Fortunatamente ci sono i materassini che tamponano l'urto. Sembra già in grado di rientrare in campo, ma sarà comunque calcio d'angolo o rimessa laterale a favore dell'Heracles nella metà campo avversaria. È entrato anche il... Intanto si libera bene Yuri Mella, traversa dopo una parata di Franz. Ci ha provato Yuri Mella. Protesta Riso, perché l'arbitro dice che la rimessa laterale è a favore del Flora 92. Un'altra occasione per l'Heracles. Intanto ci prova Nonne, direttamente tra le braccia di Napolitano. Riso ancora per Francesco Bisecco, che scambia con Riso. Ancora la conclusione, bellissimo il diagonale di destro di Daniele Riso, che fa 2-0. La doppietta personale per il numero 10 in casacca nera. Ha sfruttato ottimamente questo scambio con Bisecco, dicevo appunto, uno dei due acquisti, il suo è un ritorno, l'altro invece quello di Vincenzo Zottola è un acquisto dallo Sport Country Club, il classe 88. In questo momento in panchina con la maglia numero 4. Tanto Riso si libera bene ed è rimessa laterale, dice l'arbitro, è uscito questo pallone. Ha sbagliato qualche passaggio Daniele Riso, ma leggendo il tabellino e vedendo le sue due reti
non si può dire altro che un giocatore fondamentale, decisivo per questa squadra. Ancora Riso guadagna un calcio d'angolo, diciamo decisivo sia a livello di assist che di gol per questa squadra, un giocatore fondamentale. Sempre inserito ottimamente nei meccanismi di gioco. Tanto Riso dice di ribattere l'arbitro. Giocatori come lui e Colacicco, quando nelle migliori condizioni, possono fare davvero malissimo, lo stanno dimostrando in queste ultime partite, fasi del campionato in cui l'Heracles sta recuperando quel distacco che si era creato per qualche giornata con il Pomezia. Tanto subisce fallo proprio Daniele Riso. Diciamo, dovrà sfruttare proprio settimana prossima la giornata in cui lo United Pomezia giocherà in casa del Lido il Pirata. L'Heracles invece giocherà contro il Città di Pontini. Intanto esce Daniele Riso e rientra il capitano Corona. Nella fase finale del giro d'andata probabilmente potrebbe recuperare quel distacco che in ogni caso l'Heracles potrebbe limitare, recuperando. Intanto subisce fallo il numero 19 di Mario. Dicevo, tornare a pari punti con il Pomezia, vincendo innanzitutto la gara di oggi e seguendo il risultato del Pomezia che ospita oggi la Virtus Faiti, e vincendo anche la gara di recupero contro l'Aprilia, rinviate in quella settimana in cui ci sono stati i fatti di San Basilio e che hanno visto tutti i campionati regionali di calcio a 5 e calcio a 11 fermi. Di Mario sulla battuta, il suo destro per liberare la conclusione del numero 7, il capitano Billardello. Ancora Di Mario, recupera questo pallone Iurimella. Napolitano appoggia Treglia che scambia con Corona, mentre il Pomezia invece, diretta concorrente dell'Heracles in queste ultime giornate, dovrà vedersela con squadre di medio-alta classifica, quindi potrebbe perdere qualcosina. Intanto la conclusione del capitano Billardello che finisce largamente fuori. Billardello sbaglia questo passaggio, palla a Bisecco che libera Iurimella, ma il pallone è uscito, ma aveva comunque sbagliato la conclusione Nonne, da solo avanti al portiere. Quella dell'Heracles, come detto più e più volte, è senza dubbio la miglior difesa del campionato, infatti ha subito solo 8 reti in queste prime giornate di campionato, mentre la seconda difesa addirittura ne ha subite 20. Quindi pensate che margine c'è tra le difese dell'Heracles e le altre. Qualcosa in meno invece fa in attacco, infatti 24 le reti siglate nelle prime 10 giornate di campionato, contando le due di oggi si arriva a 26. Ed è invece, appunto, sotto questo punto di vista una tra le ultime squadre, però come detto vince spesso anche con un gol di scarto, quindi è brava a sfruttare al meglio le opportunità quando capitano.
vincendo anche magari per 1-0. Flora 92 invece ha il penultimo peggior attacco con 23 reti siglate. Intanto non recupera il pallone e poi lo riperde. Corona il tunnel che gli fa perdere però poi il pallone. 39 le reti subite invece dal Flora 92. Come già detto in precedenza, una delle peggiori difese. Bella, recupera questo pallone da solo avanti al portiere. Para benissimo Franze, si divora il gol Yuri Mella che si è lasciato ipnotizzare dall'estremo difensore. Del Flora 92 intanto il time out chiamato dall'allenatore Marracino del Flora 92. In questo momento l'Heracles riaggancerebbe lo United Pomezia, sempre da tener conto però il risultato sugli altri campi. Comunque Pomezia prima a 26 punti, l'Heracles a 23, ovviamente senza contare questo risultato. Buenaonda al terzo posto con 20 punti, Egles Aprilia a 18, Legio Sora a 18, Virtus Faiti a 17. Poi forse il Lido, il Pirata potrebbe rientrare anche nella corsa per i playoff a 16 punti, le altre sono nella parte destra della classifica, difficilmente potrebbero rientrare in un discorso playoff, anzi dovrebbero pensare a stare il più lontano possibile dalla zona playout. Il Flora 92 settimana prossima sarà ospite a Terracina dello Sporting Terracina e quello potrebbe essere uno scontro decisivo per la zona playout. Intanto si riprende il gioco, Corona per Zottola, appena entrato, bello lo scambio con Corona, eccolo l'entrata in campo del nuovo acquisto. Siamo intanto al 25esimo e siamo ancora sul risultato di 2-0 con doppietta di Daniele Riso. Intanto Colacicco controlla questo pallone, diciamo Daniele Riso che intanto davanti al portiere si divora il gol Pistillo come ha fatto precedentemente Mella, sbaglia poi il passaggio Corona ma ha avuto una ghiotta occasione Pistillo che non riesce a sfruttare, ma ottimo l'intervento anche di Napolitano. Con queste due reti Riso arriva a 9 reti in campionato. Chiude bene Valerio intanto questa iniziativa. Perde poi il pallone con Di Mario. Tunnel di Pistillo, ancora Di Mario. Recupera il pallone Corona. Fase confusa della gara. Napolitano lungo per Colacicco che non arriva su questo pallone. Franze poi lo controlla in due tempi. E riparte con Ruta, rientrato in campo. Di Mario non controlla bene questo pallone, entrato in campo il numero 5 Carnevale al posto di Duva. Daniele Riso ancora per Valerio, Zottola sbaglia questo passaggio. Diciamo con le due reti siglate oggi Daniele Riso arriva a 9 gol in campionato, ne ha fatto uno in Coppa Lazio, quindi decima rete in questa stagione per lui. Colacicco subisce fallo da parte di Ruta che viene ammonito. Ammonito l'estremo difensore del Flora 92. Il secondo miglior marcatore dell'Heracles è Colacicco con 5 gol in campionato e 4 in Coppa Lazio. Come detto appunto lui e Riso i più decisivi lì davanti per il team di casa.
Sul punto di battuta Valerio, il suo destro può fare malissimo al portiere Maglia Verde. Solo un uomo in barriera, Pistillo. Parte la sua rincorsa. Valerio, murato da Ruta. Ancora Valerio. Scambia con Colacicco. Ancora per Zottola. Sbaglia questo passaggio. Pistillo. Per Carnevale che di punta. Cicca malamente il pallone. Un'altra occasione per il Flora 92. Non a caso uno dei peggiori attacchi probabilmente. Un altro fallo subito da Antonio Colacicco. E un'altra ammonizione per Di Mario questa volta. Ottimo il lavoro di Antonio Colacicco. Come al solito bravo a fare sportellate lì davanti. Questa volta batterà Daniele Riso. Dice non a caso uno dei peggiori attacchi, probabilmente uno dei problemi principali di questa squadra, parlo del Flora 92, è proprio quello di non riuscire a capitalizzare al meglio le occasioni che si trovano, con cui si trovano a fare i conti durante la partita. Non a caso segnano poco. Intanto subisce fallo Ruta, probabilmente da parte di Valerio, che rimane un po' allibito, che dice non l'ho neanche toccato. Intanto Duva è rientrato in campo, cerca il taglio di Di Mario, bellissima la diagonale difensiva di Supino che rischia addirittura l'autogol, ma splendido l'intervento del neo entrato. E intanto ottimo l'intervento di Napolitano che salva sulla linea la deviazione di Pistillo, ma hanno rischiato, sbaglia poi il rilancio, ma ha rischiato l'Heracles di subire il gol che avrebbe accorciato le distanze. Siamo entrati nell'ultimo minuto regolamentare, vediamo se ci sarà poi del recupero. 5 falli commessi dal Flora 92, al sesto fallo ricordiamo, nel caso in cui fosse fatto in questo primo tempo, ci sarebbe il tiro libero. Intanto ancora una conclusione da parte del numero 10, ma sta rischiando grosso l'Heracles. Rosini andò vicino al gol, ancora Rosini che subisce fallo al limite dell'area, vediamo se è punizione o rigore. Intanto l'arbitro ammonisce anche il numero 2, il vice capitano Valerio. Ci sarà un minuto di recupero, dice l'arbitro, quindi si arriverà fino al 31esimo. Siamo a 30 e 20. Vediamo se si batterà solo quest'ultima punizione. Sul punto di battuta Duva, piazza la barriera Napolitano, Riso e Colacicco. Probabilmente cercherà direttamente la conclusione in porta. Altrimenti potrebbe passare un buon pallone a Rosini, infatti parlano i due, vediamo. Duva. Si muove troppo presto la barriera e l'arbitro va a richiamare, in effetti non erano state rispettate le distanze. Protesta Duva, vediamo. Duva ancora per Rosini. Ripartenza Valerio, sbagliano totalmente questa punizione i ragazzi del Flora. Finisce così il primo tempo, siamo su 2-0, doppietta di Daniele Riso. 3 gli ammoniti, 2 del Flora 92, Ruta e Di Mario, 1 dell'Heracles Valerio. L'appuntamento è per il secondo tempo.
Rieccoci di nuovo in campo, le squadre sono rientrate dagli spogliatoi, l'arbitro Roberti è pronto a fischiare, si riprende dallo 2-0 per l'Heracles, doppietta di Daniele Riso per l'Heracles. In campo Mella, Corona, Treia, Riso e Napolitano a porta per il Flora, Franze, Ruta, Di Mario, Duva e Rosini. Riprende la panchina locale, l'arbitro dice a Zottolo di mettersi la casacca e si riprende, inizia questo secondo tempo, possesso per il Flora, primo pallone giocato da Duva per Ruta, ancora Di Mario, cerca Duva che protegge male questo pallone, ancora Mella che ricomincia per Riso. Bella per Riso, dentro per Corona che non segue, un pallone messo ad occhi chiusi da Riso che si aspettava il movimento da Corona che invece non ha seguito. Di Mario per Ruta, prova a salire il Flora, Ruta per, bene per Di Mario, dentro ancora per Ruta, il mancino chiuso da Ruben Treia, sarà rimessa dal fondo, dice il signor Roberti. Napolitano per Daniele Riso, decisivo lui fino a questo momento, l'uomo del match, per Yuri Mella che non protegge bene questo pallone e concede una rimessa laterale dolorante intanto anche Di Mario dopo lo scontro con Yuri Mella, va a prendersi la parte destra del campo. Duva male, regala il pallone a Riso, salgono tutti insieme compatti, Yuri Mella per Corona, la sua conclusione parata da Franze. Ruta si appoggia al portiere che la prende con le mani, non si poteva, quindi sarà fallo a favore dell'Heracles. Vediamo se sarà all'interno dell'area o meno. Sarà punizione dal limite, giocata irregolare da parte dell'estremo difensore del Flora e del numero 6 Ruta. Un'incomprensione piuttosto ingenua, potremmo dire. Concedono così una punizione da posizione pericolosissima. Si accinge la battuta il capitano Corona col suo mancino, ma cercherà probabilmente il piede destro di Daniele Riso. È così infatti Daniele Riso, eccola la terza rete, tripletta per Daniele Riso. Una deviazione con il gomito di Di Mario non basta a impedire il gol del 3-0. Braccio comunque attaccato di Di Mario ed è 3-0 allora. Gara ormai quasi chiusa. Ci ha provato il Flora a riaprirla in svariate occasioni. Intanto Mella arriva prima di Ruta su questo pallone, prova la conclusione, lo spalla a spalla, ma è calcio d'angolo. Ruta devia in calcio d'angolo a favore dell'Heracles. Che scatto però di Yuri Mella, che arriva ancora alla conclusione, salva sulla linea di porta Duva, ancora pericoloso l'Heracles, ancora Yuri Mella, doppia occasione per lui, per il numero 9. Subisce intanto un colpo al ginocchio, probabilmente Ruta, dolorante. Ha le mani in faccia, ma non capisco se ha preso una botta in faccia o sul ginocchio.
doppia occasione per Yuri Mella che non ha trovato il gol, ma questi primi minuti sta dando il 100%, entrati in campo i ragazzi dell'Heracles per chiudere totalmente i conti con la squadra ospite. Non ce la fa intanto il numero 6 Ruta a rientrare al suo posto, il numero 17 Capasso. Cambio obbligato per i ragazzi di casa, Ruta uno dei giocatori che fino a questo momento era stato sempre impiegato, costretto a uscire per infortunio, era stato importante il suo apporto fino a questo momento, vediamo se pagherà ulteriormente in maniera negativa la sua assenza in campo per il Flora. Duva sul punto di battuta di questo calcio di punizione dalla tre quarti. Parte il suo destro per Di Mario. Prova la conclusione deviata in calcio d'angolo. Il tacco di Nonne per il neo entrato Capasso che non gestisce bene il pallone, ma si riparte ancora da Franze, lungo direttamente tra le braccia di Napolitano. Napolitano per Treia. Bella, protegge bene questo pallone, si riappoggia, subisce fallo da parte di Duva. Ottimo il lavoro di Yuri. Nonne di testa. Capasso riceve questo pallone. Prova a salire. Ancora Duva. Bene il suo dribbling. Uno dei migliori in campo per la sua squadra. Nonne intanto chiuso da Corona. Deve gestire questo risultato, un 3-0. Protegge questo pallone Nonne. Chiude bene Yuri Mella. Diciamo, questo 3-0 va gestito al meglio perché questi punti eventuali che arriverebbero al termine di questa gara sarebbero fondamentali davvero. Duva perde malamente questo pallone. Ripartenza Yuri Mella ancora per Corona, ma il passaggio è sbagliato. Ancora Capasso gestisce questo pallone. Di Mario ancora per Capasso. Nonne sbaglia malamente anche lui questo passaggio. In questa fase tantissimi errori di precisione. Riso viene trovato bene da Corona. Dentro per Treia che non controlla bene, ma poi si riappropria del pallone e lo riappoggia per ricominciare dal basso. Riso, la giocata sbagliata, Duva la conclusione parata dallo splendido intervento di Napolitano, reattivo. È importante anche stare attenti all'azione del Flora che in qualsiasi momento potrebbe provare a riaccorciare le distanze. Yuri, ottima gestione del pallone, Riso per Corona. Ora splendida giocata di Daniele Riso. Riparta Nonne. Ancora Daniele Riso. Subisce fallo da parte di Nonne. Qui poteva starci anche l'ammonizione. Esce Daniele Riso per far posto a Supino. Corona.
Capasso per Nonne, la sua conclusione che viene murata da Corona, ma non riescono a segnare. Per quello che hanno prodotto, almeno un gol lo meriterebbero effettivamente. Iurimella ancora per Zupino, ancora Zupino, sale dentro per Iurimella ma sbaglia il passaggio filtrante. Ruben Treia, grandissimo pallone recuperato, lo concede a Iurimella, la giocata, Iuri davanti al portiere, il pallonetto, e che gol, che finezza di Iurimella, il numero 9, che sigla la quarta rete per l'Heracles. Uno splendido gol, un dribbling a tagliare via Capasso e un pallonetto che batte Franze. Un gol meraviglioso ed entra con la cicca adesso al suo posto. ...4-0, non c'è quasi più storia, siamo all'undicesimo, recupera un altro pallone Valerio ma l'arbitro dice in maniera fallosa. Di Mario sul punto di battuta, in barriera Colacicco e Corona. Napolitano piazza la barriera, oscurato da Capasso nel frattempo. Capasso parte il suo destro, la conclusione deviata da Colacicco che finisce in calcio d'angolo. Ancora Di Mario, chiuso da Napolitano. Salva questo pallone Duva, tenta di tentare la conclusione che finisce alta, largamente fuori, ma si è reso pericoloso il numero 4, Napolitano. Per Zupino che protegge questo pallone, lo alza per Valerio che rilancia e getta questo pallone direttamente fuori dal campo. Capasso si appoggia a Franze, rilancia direttamente di nuovo come è successo già più volte in questa partita tra le braccia di Napolitano. Riparte Corona, appoggia a Zupino, per Corona, ancora per Zupino, potrebbe trovare la conclusione, invece no, cerca ancora Colacicco, tira lui, deviato questo pallone, riparte Pistillo, il tunnel, Duva davanti alla porta, grandissima occasione per il Flora, 2 contro 1, non riescono a sfruttare questa occasione. Entra intanto Paolo Petrella per far riposare Napolitano. Zupino cerca Colacicco che protegge questo pallone e subisce fallo da parte di Capasso. Zupino per Bisecco che sbaglia, Bisecco questo pallone, hanno rischiato. Intanto Colacicco per Valerio, ancora dentro per Colacicco che non arriva su questo pallone, ma bella la giocata del 2 e dell'8. Pistillo perde questo pallone, ottimo intervento di Valerio che riparte, lo mette dentro per Colacicco, chiude bene Capasso. Zupino ancora scambia con Bisecco,
scambiano i due. Valerio si riappoggia ancora a Bisecco, che stava per perdere anche questo pallone. Fallo commesso da Bisecco. Non è entrato in campo al meglio Bisecco, che ha sbagliato un paio di passaggi. Carnevale pronto a battere. Siamo al sedicesimo. Gara sul 4-0, decidono per adesso una tripletta di Rise e un gol di Iurimella. Parte Carnevale, lo schema con Capasso, cerca la conclusione ma viene chiuso benissimo da Antonio Colacicco. Capasso ancora per Duva, splendido l'intervento di Paolo Petrella, che con il piede destro respinge via questo pallone che sarebbe finito direttamente a fil di palo. Ancora Duva per Pistillo, il tunnel, ma commette fallo Valerio secondo l'arbitro, che con un braccio ha allontanato Pistillo. Splendida la giocata del numero 22 ed è il quarto fallo subito da parte del Flora, esattamente come quelli subiti dall'Heracles. E mancando ancora un quarto d'ora anche quella dei tiri liberi, è una situazione da tenere d'occhio. Duva intanto sul punto di battuta, lo stanno cercando in tutti i modi il gol. Parte Duva di punta, Pistillo davanti alla porta, eccolo il gol che accorcia le distanze, è 4-1, segna il numero 22 Pistillo, direi in maniera più che meritata, è 4-1. Per quello che è stato fino a questo momento insieme a Duva uno dei migliori in campo per il Flora. Hanno sprecato qualche occasione sicuramente in zona d'attacco. Subisce fallo intanto Colacicco. È entrato in campo anche il numero 4 Zottola. Bisogna stare attenti a non cedere in quest'ultima fase, questo risultato è fondamentale per agganciare eventualmente il Pomezia. Intanto quinto fallo subito dall'Heracles, Bisecco sulla battuta. Il pallone per Valerio, tenta con il destro ma non colpisce molto forte. Bisecco scambia con Valerio e perdono un altro pallone. Zottola. Per Valerio, che si mette in una posizione scomoda per gestire questo pallone. È rimessa laterale per il Flora. Time out chiamato dal Flora. Sfruttiamo questo momento per ricapitolare la situazione. 4-1 il risultato per l'Heracles, 3 gol di Daniele Rise e 1 di Iurimella. Per il Flora ha segnato pochi istanti fa il numero 22 Pistillo. 4 i falli commessi dai ragazzi di casa, 5 quelli dagli ospiti, quindi al prossimo fallo a favore dell'Heracles ci sarà tiro libero. Questo momento è importante soprattutto per i locali, per rifiatare, per riordinare le idee, dato che nell'ultima fase un po' confusa hanno rischiato più volte di subire gol, infatti uno l'hanno subito
dopo svariate occasioni create principalmente da Duve e da Pistillo. In campo per l'Eracles rientrano Valerio, Zottola, Colacicco e Bisecco. A porta, come detto, è entrato Petrella al posto di Napolitano. Si riprende. In campo invece per il Flora c'è stata una sostituzione, è entrato il numero 5 Carnevale. Oltre quelli già presenti, Capasso, Duva, Pistillo e a porta Franza. Ancora una conclusione di Duva, parata da Paolo Petrella, stanno rischiando. L'abbiamo già detto, siamo al 21esimo. Sbaglia malamente invece questa occasione invece Duva. Riparte Francesco Bisecco, bene per Zottola, ma il pallone è uscito, dice l'arbitro. Eccolo il gol che rimette il Flora in gara, il gol di Carnevale, sbagliata la diagonale del numero 4 Zottola e Carnevale punisce, è 4-2, hanno abbassato troppo la guardia. Rientra infatti Daniele Riso con la sua assenza in campo in questi minuti, è stato gestito spesso male il pallone. E allora è 4-2, ci crede il Flora 92, Nonne, anzi Pistillo, Zottola sta per perdere ancora un pallone, l'occasione di Carnevale, scintille tra Zottola e Carnevale. Capasso, male di testa. Valerio per Colacicco che non arriva su questo pallone, subisce un altro fallo e tiro libero, anzi no, l'arbitro dice che è fallo per il Flora. 5 falli pari, allora da questo momento qualsiasi fallo sarà tiro libero. Capasso, contatto con Colacicco, scintille tra i due, scintille tra i due. Sbracciano Colacicco e Capasso, non deve commettere fallo Capasso. Proteste Colacicco, litiga con il capitano Billardello del Flora 92, devono stare calmi. Ammonito infatti Antonio Colacicco. Ammonito Antonio Colacicco. Ed anche il capitano probabilmente, il numero 7. No, ha ammonito solo Antonio Colacicco in questa scaramuccia. Daniele Riso, è ancora lui! 4 gol di Daniele Riso, giornata da ricordare. 4 le reti di Daniele, praticamente tutte le volte che ha tirato ha segnato. Un tiro da biliardo di destro ad aggirare il difensore centrale che ha fatto rimanere ipnotizzato il portiere, poteva solo guardare il pallone entrare in rete. 5-2, era importante questo gol per rimettere le cose in chiaro per l'Eracles. Duva per Pistillo, recupera ancora Daniele Riso che è in una forma straripante, scambia con Iurimella dentro, ancora laterale per l'Eracles,
Iurimella. Ed eccolo, un altro gol di Iurimella, 6-2, doppietta per Iurimella. Dribbling e destro a bucare letteralmente Franzo, è 6-2. Con questi 6 gol raggiungono quota 30 gol segnati. Prova direttamente la conclusione Pistillo. Termina sul fondo. Pallone lungo di Petrella. Un assist per Iurimella, che di tacco quasi non metteva anche questa. Illuminati potremmo dire oggi. Il numero 9, il numero 10. Sono entrati anche Corona e Treia. Non è un caso, a mio dire, che con l'uscita di Daniele Riso l'Heracles abbia subito 2 reti e con la sua entrata ancora Daniele Riso para questa volta Franz. La notizia di oggi è che non ha segnato in questa occasione. Ancora Daniele Riso. Pallone per Corona che dribbla Carnevale ma viene poi chiuso. Dicevo, appena rientrato Daniele Riso, è 6-2 per l'Heracles. 2 gol segnati dopo averne subiti 2 senza di lui in campo. Potrebbe non essere un caso. Treia per Riso. Corona. Ancora per Treia. Corona per Iurimella. Stanno macinando gioco in questa fase invece l'Heracles, sempre primi sul pallone. Treia dentro per Corona, il pallone non buono per nessuno. Entra Rosini al posto di Pistillo. Capasso murato da Riso. Capasso. Billardello è entrato in campo. Riceve questo pallone. Per Capasso che non arriva. Finisce addosso a Petrella, è rimessa dal fondo. Petrella lungo per Iurimella. Esce bene Franz. Rilancio lungo Petrella che non è buono per nessuno. Billardello dentro per Rosini. Treia, sale lui, palla al piede, dentro per Riso, tenta la conclusione ma questa volta è debole, para comodamente Franz. Capasso per Billardello, recupera questo pallone Mella, si appoggia a Bisecco, ancora Mella per Zupino, Mella ancora. Bella la giocata del numero 9, ancora per Bisecco davanti al portiere, il mancino termina a fil di palo, altra occasionissima per l'Heracles, riparte subito il Flora, calcio d'angolo. Billardello per Nonne, concede la ripartenza, fermata poi sempre dallo stesso Nonne. Il
Isecco per Zottola, appena entrato in campo al posto di Yuri Mella. Ancora Zottola, tenta il tiro. Ferma tutto Capasso. Treia, ancora per Bisecco. Riceve Zottola, protegge bene questo pallone. Si appoggia ancora a Bisecco. Un minuto di recupero, dice l'arbitro. Si giocherà per un altro minuto, quindi potremmo dire ormai il risultato quasi acquisito. Bisecco tenta la conclusione. Un 6-2 importantissimo per l'Heracles, che arriva così a quota 26 punti, raggiunge il Pomezia, ma sempre da monitorare il risultato sul campo appunto della diretta concorrente, il Pomezia, che nel caso di vittoria arriverebbe a 29 punti. C'è sempre però una gara da recuperare per l'Heracles, che potrebbe così arrivare a pari punti con il Pomezia. Intanto Zottola splendida giocata da solo avanti al portiere e sbaglia dopo aver dribblato il portiere, ma una splendida giocata di Zottola che solo all'ultimo non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Intanto sombrero di Supino, buona la giocata del numero 4. Termina così 6-2 per l'Heracles contro il Flora 92. Decidono 4 reti di Riso e 2 di Mella per l'Heracles. Le reti invece per il Flora li segnano Pistillo e Carnevale. L'appuntamento è sul parquet per le interviste. Un ringraziamento da parte di Francesco Di Luna e Tiziana Palombi alle riprese. Siamo con Napolitano e Yuri Mella, quinta vittoria consecutiva contando la Coppa Lazio. Che risultato è? Un momento d'oro potremmo dire per voi? Sì, i risultati stanno arrivando. Oggi siamo riusciti anche a fare qualche gol in più, era quello che volevamo. Peccato per i due gol subiti sul finale, quando ci siamo un po' rilassati, però tutto sommato oggi giornata positiva. Continua la rincorsa col Pomezia, una lotta per il primo posto appunto tra voi e lo United Pomezia. Vi sentite pronti per agguantare il primo posto? Ci siete quasi, diciamo. Beh, non mi vorrei sbilanciare, però noi pensiamo partita per partita, quindi è sempre ogni sabato una battaglia, poi fino a dove arriveremo si vedrà. Settimana prossima giocherete a Pontigna contro l'ultima in classifica. Che gara sarà? Da non sottovalutare, immagino. Assolutamente sì, anche perché noi, essendo una delle squadre comunque più forti del campionato, tutte le squadre si chiudono con noi e quindi ogni squadra ci dà battaglia. Noi facciamo anche fatica con chiunque, quindi non vedo perché il Pontigna non ci potrà mettere in difficoltà, non ci possa mettere in difficoltà. Yuri, allora, una ottima difesa, bene in attacco oggi, 6 gol segnati, 2 tuoi e 4 di Daniele Riso. C'è qualcosa che si può migliorare o va bene così? Beh, sicuramente c'è sempre qualcosa da migliorare, partendo proprio dall'attacco, perché questa è una delle poche partite in cui abbiamo segnato un po' più gol, come diceva prima il nostro portiere. Quindi cerchiamo sempre di dare il meglio e piano piano i risultati si vedranno, anche perché veniamo in un periodo abbastanza tosto, abbiamo la partita di Coppa, adesso mercoledì dobbiamo andare a giocare con l'Aprilia, quindi un altro turno infrasettimanale. Insomma, speriamo di farci trovare pronti. Siamo qui con l'allenatore del Flora 92, Marracino. Impressioni su questa gara persa dal vostro team per 6-2? Allora, sapevamo che questo è un campo molto difficile, sono grandi giocatori, è un bello organico, lo sapevamo. Questo è, noi veniamo da, praticamente non riusciamo a scavallare questo momento di difficoltà. La partita è bella equilibrata, credo che un po' eccessivo il risultato. Faccio complimenti all'avversario, perché chiaramente soprattutto al primo tempo su 5 palle tu l'hai messa dentro, quindi come media è perfetta, ma lo sapevamo, quindi questo onore a loro, che comunque la partita giustamente è meritata, insomma, poi alla fine, no? Quindi bisogna essere anche trasparenti nel resoconto finale, insomma.
Ci sarà modo, secondo lei, nelle prossime giornate, lavorando sodo, di uscire fuori dalla zona rossa della classifica? Ma io credo che per le partite a disposizione la possibilità di uscire da questo momento c'è. Noi produciamo tanto, purtroppo non concretizziamo come dovrebbe essere, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché se noi avevamo la partita sul 2-0 fai già un 1-1, quindi ti presenti comunque nell'aspetto dei tre quarti della partita in maniera diversa. Io credo di sì, abbiamo visto tante squadre, a parte le prime 2-3, compresa loro, che fanno un campionato comunque a parte, giustamente, noi dobbiamo per forza tirare fuori quegli attributi che ci devono portare poi a fare sto step dei primi risultati. Abbiamo fatto tutte le esterne, quelle più forti abbiamo fatto tutte esterne, avremo tutte in casa e quindi ci sarà sicuramente modo di accelerare ancora a livello di settimana per poi portare poi i tre punti a fine settimana. Settimana prossima giocherete proprio a Terracina, potrebbe essere questo uno scontro diretto, dato che anche il Terracina è in zona play-out, per recuperare qualcosina? Ma noi la posizione di classifica, io credo che gli scontri diretti ne abbiamo un po', diciamo, con tutti. Spetta a noi poi dopo in campo, noi abbiamo già la partita di recupero martedì e quindi noi già da martedì dobbiamo assolutamente comunque cercare di dare questo piccolo scambio, perché lo scambio dei tre punti poi porta comunque una serenità dentro lo spogliatoio. In questo momento mi dispiace per i ragazzi, perché i ragazzi comunque nell'allenamento si allenano sempre duramente, quindi con la massima serietà, e non rispecchia poi il risultato del sabato. Però il Terracina, chiaramente, facendo risultato anche a Terracina, insomma, potremmo cominciare veramente a dare un po' più tranquillità a questo spogliatoio, che se lo merita tanto. Siamo qui con Matteo Magari, allenatore dell'Heracles. Insomma, potremmo definire questo momento un momento d'oro della vostra squadra, dato che viene da un sacco di risultati consecutivi, positivi? Ma d'oro non lo so, perché alterniamo, al netto dei risultati, alterniamo delle buone prestazioni a prestazioni meno buone. Però sicuramente lo spirito è quello giusto, soprattutto quello messo in campo secondo me nel secondo tempo, e io penso che la cosa che dobbiamo evitare in futuro è quello di adattarci all'avversario. Se devo trovare un difetto in questi primi tre mesi di questa squadra è questo: quando ha davanti a sé un avversario più forte, più temuto, che tiene ritmi più alti, tende a comportarsi di conseguenza, e lo stesso succede quando magari ha un avversario che all'apparenza potrebbe essere meno pericoloso, tende ad abbassare un po' i ritmi. Secondo me nel primo tempo la squadra ospite meritava di più, grazie al portiere nostro Francesco Napolitano e anche un po' di fortuna sicuramente, siamo usciti dal campo con la porta inviolata. Nel secondo tempo mi è piaciuto di più come abbiamo giocato, ci abbiamo messo la giusta mentalità e il giusto spirito. Poi, diciamo, due gol subiti, forse anche un po' occasionali, forse erano più giusti subire due gol nel primo tempo piuttosto che nel secondo, però comunque sia mi sento di dire che il risultato ci sta, è giusto, dobbiamo continuare a lavorare, e secondo me molto dobbiamo fare anche sull'aspetto mentale dei ragazzi. Secondo lei è stato colmato il gap con lo United Pomezia, pensando anche che comunque mercoledì potreste riagganciare la prima posizione, tenendo conto anche del risultato del Pomezia oggi che ospita il Virtus Faiti? Se mi vede lei mi sento vecchio, però noi mercoledì abbiamo un'occasione d'oro, quella di poter, come hai detto tu, agganciare lo United Pomezia in vetta alla classifica. Se il gap è stato cancellato, è stato ridotto, è stato annullato, io non lo so, lo dirà il campo. L'analisi è quella che avete già sentito da più persone, insomma, non voglio ripetere cose già ampiamente dette. Sicuramente loro hanno un paio di giocatori che forti, anche noi abbiamo molti forti, ma a me di questa squadra piace l'organizzazione, come stiamo bene in campo, teniamo il campo, anche se non siamo spettacolari è difficile farci gol, quindi poi lo dirà il campionato, lo dirà il tempo se il gap è stato annullato oppure no. Noi dobbiamo sempre farci trovare pronti, questo è sicuro, a partire da mercoledì, dove secondo me ci aspetta una delle due o tre trasferte più difficili dell'anno.
Siete la miglior difesa, con oggi arrivate a 10 gol subiti, 30 fatti, insomma c'è qualcosa che si può migliorare tenendo conto che comunque i risultati sono quasi sempre positivi? Migliorare si può sempre migliorare, secondo me il discorso sulla difesa, siamo la miglior difesa con 10 gol subiti, se togliamo una partita, quella con lo United Pomezia, abbiamo 6 gol subiti. Però poi i numeri, diciamo, lasciano il tempo che trovano se poi non portano a dei risultati tangibili. Cioè io vorrei vincere tutte le partite del campionato 1-0 e magari vinci il campionato a punteggio pieno. Quindi i numeri lasciano quello che trovano. Sicuramente io credo che ancora concediamo troppo, concediamo molto per distrazione e questa è una cosa che dobbiamo migliorare. Però ci alleniamo per questo, per migliorare, quindi va bene così, oggi ci prendiamo la vittoria, ci prendiamo i 3 punti, ci riposiamo e mercoledì vogliamo andare ad Aprilia per vincere. Grazie, in bocca al lupo.